tra i tavoli di lavoro dell'Assemblea federale c'era anche quello dedicato al territorio. Sentiamo allora come è andata in questa intervista all'assessore all'agricoltura di Regione Lombardia, Gianni Fava. Assessore Fava, uno dei tavoli di questa Assemblea federale era dedicato all'agricoltura. Com'è andata? È andata bene perché è stato riconosciuto la centralità dell'agricoltura come elemento di rilancio e soprattutto la strategicità dell'agricoltura nel contesto economico che ci accompagnerà da qua ai prossimi 15 anni. Quindi di fatto il ruolo dell'agricoltura torna ad essere centrale nei ragionamenti che stanno intorno all'economia del nord. Intanto qualcuno dimentica che la Lombardia ha una forte vocazione agricola. La Lombardia è la prima regione agricola in Italia e la seconda regione agricola d'Europa. Noi produciamo da soli quasi il 14% della produzione agricola nazionale e siamo intorno al 20% della produzione agricola, se la intendiamo in senso più lato, dei prodotti trasformati. Siamo una potenza agroalimentare di assoluto rilievo, troppo spesso, penso se lo siano dimenticati, coloro che facciamo politica ma anche i cittadini. Il fatto che si sia tornati a portare l'agricoltura al centro del dibattito politico è un fatto positivo. E le ingerenze delle nazioni straniere sull'agricoltura lombarda e italiana in generale? Abbiamo per esempio il caso del latte della Francia. Questo fa parte della debolezza del nostro sistema che ha lasciato filtrare tutto quello che si poteva all'interno di un meccanismo che non governiamo più. Quindi oggi noi non siamo padroni a casa nostra dal punto di vista della gestione delle dinamiche, soprattutto nella filiera del latte dove siamo molto deboli. Ormai quasi metà del latte alimentare sostanzialmente passa attraverso una multinazionale francese. Quindi noi siamo riusciti in queste splendide imprese grazie ai risanatori stile Bondi di Parmalat e le conseguenze le paghiamo tutti i giorni perché con l'agricoltura e con l'agroalimentare c'è una quantità di addetti oggi che non flette rispetto agli altri comparti e che però non risponde più a logiche dinamiche del nostro territorio. La risposta può arrivare direttamente dal nord Italia, dalla macroregione? La risposta è la macroregione, cioè è la capacità delle regioni di mettersi insieme per far valere le proprie similitudini, le proprie caratteristiche, cercare di fare in modo che gli stessi problemi vengano dibattuti dagli stessi soggetti e che questi, con una connotazione più ampia rispetto alle singole regioni, possano avere la possibilità di dibattere direttamente con l'Europa. Ormai l'Italia non esiste più, il Ministero è uno strumento vetusto che ci crea solo problemi e che ci costa un sacco di quattrini, quindi dovremmo riuscire a superare il Ministero dell'Agricoltura e arrivare direttamente a trattare con la macroregione, con l'Unione Europea.